Benvenuti alla lezione dedicata alle partizioni interne e agli infissi. Gli argomenti della lezione odierna saranno le partizioni interne, gli infissi esterni verticali, gli infissi interni. Le partizioni interne separano visivamente e acusticamente due ambienti contigui e permettono l'articolazione dell'organismo edilizio in più aree d'azione. La partizione interna è abbastanza ovvia per quanto riguarda le case di abitazione, dove vengono suddivise le classiche zona letto, zona pranzo, zona soggiorno, dai servizi, mentre hanno un'importanza fondamentale nelle attrezzature, ad esempio pensiamo agli ospedali, pensiamo alle scuole, dove un'attenta progettazione delle partizioni interne consente di poter fruire dell'edificio in maniera ottimale, perché le partizioni interne separano da un lato gli ambienti e dall'altro cerco di collegarle attraverso gli infissi. Le partizioni interne, inoltre, attraverso gli infissi interni, determinano le relazioni tra gli spazi interni, mettendoli in comunicazione tra loro. Le pareti interne verticali determinano la separazione tra gli ambienti e supportano gli infissi interni. Sono strutture continue, leggere e opache per poter soddisfare allo scopo per il quale sono state progettate. Le pareti interne tradizionali sono costituite generalmente da materie lapidei, laterizi e gesso, tessuti di canne o di legno. E nella maggior parte dell'edilizia tradizionale troviamo materiali lapidei e laterizi, raramente tessuti di canne e legno, alle quali è riservato soltanto l'utilizzo per l'edilizia povera in mancanza di altro materiale e perché sono perfettamente disponibili sul luogo. Se ci sono fiumi, canne, cose, vengono utilizzate probabilmente tessuti di canne. Il legno di solito è materiale di reimpiego dovuto ad altri usi, soffitti e rifatti, e porte di recupero e così via. Distinguiamo le pareti interne in pareti portanti, che hanno le stesse caratteristiche analoghe a quelle esterne, e le pareti portate o tramezzi. È importante distinguerle anche per motivi strutturali, perché le pareti portanti dei piani superiori devono avere in corrispondenza al piano inferiore un'altra parete portante, in modo che si possa scaricare il carico direttamente su di una struttura che ha un'adeguata resistenza. Le pareti portate o tramezzi invece vengono portate, come dice il termine, dal solaio, dalla struttura orizzontale, che è calcolata tenendo conto di questo carico e può essere collocata in qualunque parte del solaio. È molto importante l'utilizzo di queste tramezzature al posto delle pareti portanti perché consentono, in caso di variazione d'uso, in caso di modifica delle necessità di partizione interna dell'edificio, di essere facilmente removibili e sostituibili con altre. Una tecnica per agevolare questo è di costruire prima i solai, i pavimenti e poi sui pavimenti realizzare le tramezzature, in modo che in caso di spostamento di tramezzature non si debba rifare il pavimento, bisogna soltanto dargli una piccola revisione. La scelta del materiale è da sempre stata influenzata dalla disponibilità di idoneo materiale locale, dalle sue caratteristiche fisiche, che sono per i materiali lapidei la porosità, la capillarità, la permeabilità, la gelidità e la durabilità. La porosità è molto importante perché consente agli agenti atmosferici di potere o non potere attraversare il muro stesso. La capillarità è molto importante perché, come è noto, il fenomeno di risalita capillare è agevolato dalla maggiore o minore capillarità dell'elemento, cioè la capillarità è il fenomeno che consente all'acqua di salire anziché di scendere. La permeabilità è molto importante, la gelidità è fondamentale per gli ambienti che sono soggetti a forti escursioni termiche, perché come sappiamo l'acqua attorno agli 0 gradi aumenta di volume, quindi le fasi gelo-disgelo presenti in alcuni contesti termici ci sollecita la parete con delle sollecitazioni praticamente non prevedibile e quindi che devono essere ci si deve cautelare in atto della progettazione. La durabilità è invece la caratteristica della parete di mantenere inalterate le sue caratteristiche nel tempo e quindi dipende dal tipo di materiale col quale è stata fatta.
la lavorabilità e infine la possibilità di poter lavorare, quindi aprire vani, apportare modifiche, aprire archi e vani anche irregolari nella data parete. Altri fattori determinanti per la scelta sono costituiti naturalmente dalla solita vicinanza dalla cava al luogo di costruzione e dall'uso dell'elemento lapideo. Le pareti interne portate sono in genere costituite da laterizi, e vediamo in questa figura le diverse tipologie di laterizi. Abbiamo laterizi forati con 3 fori, laterizi di 6 fori, laterizi di 4 fori, laterizi a doppia fodera e mattoni pieni. La scelta evidentemente dipende da tanti fattori. Uno è la resistenza che vogliamo dare all'elemento, oppure l'isolamento, che può essere semplice o doppio, o addirittura la realizzazione di una camera d'aria interna che consente per particolari ambienti di isolare maggiormente l'elemento. Queste dimensioni sono quelle solite dei laterizi, ma sono presenti sul mercato dimensioni anche diverse. Per quanto riguarda il gesso, esistono dei pannelli in gesso di dimensioni standardizzate maggiori di questi elementi. Il vantaggio delle tramezzature in gesso è quella della perfetta resistenza al fuoco. Il gesso è un materiale riscoperto anche recentemente per questa caratteristica che c'ha, e infatti si rivestono con conciosi in gesso strutture metalliche in modo da consentire una resistenza al fuoco prevista dalla normativa vigente. La parete la possiamo distinguere nella parete diversi elementi, le parti costituenti della parete. L'elemento di parete, cioè la parete in se stessa, lo zoccoletto o battiscopa, che è un particolare esecutivo abbastanza semplice e che ha diverse caratteristiche, ma che ha l'esclusivo compito di evitare che in caso di lavaggio di pavimenti o altri elementi l'acqua sbatta su questo elemento di protezione, non sulla parete, risalendo quindi per capillarità, facendo gonfiare gli intonaci e provocando dei degradi difficilmente risanabili se non attraverso la rimozione dell'intone. Il giunto laterale verticale consente di separare la tramezzatura dalla muratura portante dal punto di vista verticale. Il giunto superiore e il giunto inferiore servono invece per collegarli al pavimento e al soffitto. È molto importante la realizzazione di questi giunti avvenga regolarmente per evitare il presentarsi di lesioni che non sono evidentemente pericolose, non trattandosi di strutture portanti, che si presentano in alto o in basso o in corrispondenza delle giunzioni tra i tramezzi e le murature portanti o tra i tramezzi tra di loro. Sono lesioni ai quali molto spesso si riesce a sopperire soltanto cambiando il supporto della tinteggiatura e realizzandolo con stoffe o carte che, essendo molto più elastiche, riescono a nascondere questo tipo di lesioni che non hanno nessun pericolo di nessuna maniera. Un'altra lesione che si presenta spesso, specialmente negli ultimi piani, negli attici, sono le lesioni a 45 gradi dovute proprio alla variazione termica tra il soffitto di copertura e il pavimento, che quindi provocano delle lesioni trasversali dovute a taglio e sono molto spesso irrisolubili se non attraverso un pesante intervento sul tetto che consenta l'isolamento e quindi la minore mobilità del solaio dovuta ad effetti termici. Le parti costituenti le pareti sono il giunto intermedio, che può essere verticale o orizzontale, il sopralzo e la fascia di aggiustaggio, che servono a regolare una parete nel migliore dei modi. Le prestazioni richieste alle partizioni interne verticali sono la resistenza meccanica. Anche se le partizioni interne verticali sono portate, necessitano di avere una resistenza meccanica almeno puntuale, in modo da resistere a eventuali urti, a eventuali carichi normali che normalmente nella giornata vengono soggetti.
Resistenza a reazione al fuoco devono essere perfettamente ignifughe, anche per diventare degli isolamenti, sia nell'edilizia corrente, nell'edilizia ospedaliera, nell'edilizia scolastica, evidentemente devono avere requisiti di resistenza al fuoco maggiore, stabilita da leggi che sono abbastanza rigide in materia. L'isolamento acustico e termico è fondamentale perché si deve garantire in ogni ambiente il dovuto isolamento, la dovuta privacy, indipendentemente dalle funzioni che in esso vi si svolgono. Gli infissi esterni verticali consentono diverse funzioni, la ventilazione, l'illuminazione e garantiscono l'isolamento acustico e termico. Gli infissi esterni possono essere di tre tipi, con tre funzioni diverse, finestra, porta finestra o luci fisse. La finestra sono delle aperture nelle quali si prende soltanto aria e luce, porta finestra consentono il passaggio, luci fisse sono finestre, sono infissi esterni che consentono soltanto l'ingresso della luce e nient'altro. In questa figura, ripresa da un manuale, vengono classificati i vari infissi esterni a secondo dal tipo di apertura. Uno degli infissi, ad esempio, più comune è questo a vasistas, che consente l'ingresso dell'aria ed è molto usato negli ospedali e nelle scuole perché lasciandolo aperto al livello di azione non si hanno correnti d'aria. Questo qua invece a saliscendi che è molto utile anche nelle scuole perché consente di poter aprire senza avere ingombri di finestre che possono essere pericolose per gli studenti, per i bambini e tutto il resto. Queste qua sono finestre che si aprono a ventaglio e queste finestre cosiddette finestre basculanti che hanno un elemento centrale che le fa aprire. Teniamo conto della differenza tra la finestra basculante e il vasistas, perché la finestra basculante ha il perno centrale e quindi ruota attorno a questo perno nelle due parti, invece il vasistas ha il perno o superiore o inferiore. Questa qua è una finestra tra le più usate che consente di aprire gli elementi uno sull'altro e quindi di essere molto meno pericolosa delle altre. E si parla di pericolosità di finestra perché ancora, specialmente nelle edilizie tradizionali, i vetri sono di tipo normale, quindi i vetri che con un urto anche piccolo si rompono. Attualmente invece questo problema non si pone più perché la maggior parte dei vetri sono vetri di sicurezza, che sono formati da due elementi di vetro separati da una pellicola di materiale plastico trasparente ma abbastanza resistente, o addirittura i vetri camera sono formati da due strati di vetro con una camera all'interno per consentire l'isolamento. Però non li troviamo nell'edilizia tradizionale. Certamente se noi interveniamo in un edificio esistente sorge la necessità di cambiare, di modificare l'infisso e quindi in quel caso l'operazione consisterà anche nel mettere dei vetri che abbiano più sicurezza rispetto a quelli esistenti e più coibenza termica rispetto ai precedenti. I materiali tradizionalmente più utilizzati sono il legno, che può essere costituito o in paniforti o in truciolari. Il paniforte è il legno massiccio, i truciolari sono dei materiali poveri, composti dall'incollaggio di truciole di legno, cioè di materiale di scarto, pressati, fatti in fabbrica e vengono utilizzati e poi rivestiti con materiale nobilitato. Sono molto usate per le porte interne di tipo corrente. Altro tipo di materiale usato è il ferro, come abbiamo visto nella lezione precedente, da una certa epoca in poi, per un periodo abbastanza limitato, perché si è visto che sono molti gli inconvenienti che questo presenta. Attualmente non si usano più né il legno né il ferro, ma essenzialmente alluminio anodizzato, colorato e prodotto industrialmente, che garantisce indeformabilità a qualunque tipo di vetro e quindi sostituisce ampiamente sia gli infissi in legno che gli infissi in ferro. Però dovendo operare il recupero in un edificio ad esempio protetto da
normative sui beni culturali o normative locali, si deve cercare di adoperare lo stesso tipo di infisso precedente, quindi la stessa specchiatura o la stessa luce. E quindi nel caso, ad esempio, dell'edificio del Movimento Moderno, in cui gli infissi erano in ferro, si deve trovare chi riesce a restaurare quegli infissi non essendo più in produzione. I serramenti in legno. In queste figure abbiamo dei particolari esecutivi degli infissi in legno. Sono tratti da un manuale dell'architetto del 62, quindi sono abbastanza recenti, e riportano i cosiddetti nodi degli infissi. L'infisso è un disegno nel quale viene riportato un particolare a scala molto grande, 1 a 1 o 1 a 2, che ci dà le misure da fare poi all'artigiano, al falegname o da dare in fabbrica per il nostro infisso. Questa è una cerniera, questo è l'infisso che quindi si apre in questo senso e questa è la battuta che gli va contro. Questo è un altro tipo di infisso, ad esempio con due luci, e questa è una sezione nella quale si vede chiaramente, questa è una sezione di una finestra, si vede qua una zanca di ferro, che è il modo col quale l'infisso viene legato al muro, il muro, la cosiddetta veletta, la soglia della finestra col gocciolatoio. Questo è un particolare molto importante perché il gocciolatoio serve per preservare le pareti, perché quando piove l'acqua va qua, gira e scende qua. Se invece c'è il gocciolatoio, il filo d'acqua arrivato qua si spezza e scende, quindi senza andare sulle pareti e senza lasciare quelle tracce nere che si vedono nella maggior parte dei nostri prospetti anche dopo interventi di poco tempo. Questo è il nodo, diciamo, verticale dell'infisso, cioè l'infisso che sbatte qua, e questo è il vano, il cosiddetto cassonetto dove si mette l'avvolgibile negli infissi da una certa data in poi. Sono infissi abbastanza moderni, anche se fanno parte dell'edilizia tradizionale, perché la tapparella compare attorno agli anni 30 ed ha sia la funzione, come vedremo, di oscuramento che la funzione di sicurezza. Nell'edilizia tradizionale, invece della tapparella, sono presenti molto spesso le persiane e gli scuretti, o l'uno o l'altro o tutti e due. Le persiane sono degli infissi esterni che consentono sia la regolazione della luce sia la regolazione dell'aria. Gli scuretti sono invece degli sportelli all'interno dell'infisso che servono, proprio come dicevamo, per oscurare l'infisso quando si voglia dotare l'interno di una minore quantità di luce. I serramenti in ferro, ne abbiamo già parlato precedentemente, hanno un loro periodo d'oro dall'immediato dopoguerra per 5-6 anni, sino a quando non si scopre che hanno più difetti che pregi. In questi particolari tratti da cataloghi dell'epoca vediamo che in fin dei conti era fatto con dei profili tipo, cosiddetti ferrofinestra, vedete questo a T rovesciata che veniva fissato nella muratura, e questo scatolare che rappresentava la cornice dell'infisso, e al suo interno si metteva un fermavetro e il vetro. Questa è una rappresentazione dell'apertura del vetro. Si segna così, significa che questo vetro affisso qua e si apre qui, come vediamo qua da questa sezione. Il vantaggio dei serramenti in ferro era quello di avere una piccola sezione e quindi consentire, a parità di vano, superfici vetrate maggiori. Veniva considerato più resistente, più prodotto industrializzato, quindi con minore costo rispetto a quel legno che veniva invece prodotto artigianalmente. L'infisso alloggiato in un vano murario appositamente conformato è costituito dal serramento, che è l'elemento fondamentale, dallo schermo, che invece, come abbiamo detto, può essere rappresentato da una tapparella, da una tenda, da una persiana o da uno scuretto. Recentemente l'UNI, che è l'ente di unificazione dell'edilizia,
la cui funzione è quella di fare delle normative non obbligatorie ma unificanti, in modo da unificare il mercato e dare prodotti analoghi di dimensioni normalizzate che possano incentivare quindi sia il produttore, sia il costruttore, sia il progettista su prodotti in grande numero, ha emanato queste norme, le quali viene definito sia il vano con battuta, vano senza battuta, vano con alloggiamento del cassonetto, vano con alloggiamento del cassonetto e del telaio fisso di lunghezza diversa. L'importanza di queste norme uniche molto spesso è quello che viene fissata una volta per tutte la nomenclatura, cos'è una battuta, cos'è un vano, cos'è una specchiatura e così via, in modo che sia un linguaggio comune. Cos'è la battuta? La battuta è il modo per bloccare la finestra alla sua chiusura e può essere fatta di diversi modi. Può essere realizzata nella stessa soglia di marmo, quindi la soglia di marmo anziché essere orizzontale ha una sua formazione dove sbatte l'infisso, può essere realizzata un elemento in legno allo stesso piano dell'infisso, può essere realizzato in maniera un pochino più avanzata, quindi c'è un telaio a giro così dove sbatte. Evidentemente sia questa battuta che questa battuta sono utili per le finestre, mentre queste qua sono indispensabili per le porte perché si deve poter uscire a livello di soglia. Oltre, evidentemente, le battute svolgono la funzione di garantire un buon isolamento, perché evidentemente l'adesione tra legno e legno è certamente migliore di questa, è certamente migliore di questa di marmo. Recentemente non ci sono più questi problemi, perché i moderni infissi in alluminio hanno guarnizioni in gomma, guarnizioni in neoprene che consentono la perfetta tenuta e quindi il maggiore risparmio energetico. Il gocciolatoio è fondamentale, da non confondere col gocciolatoio della soglia, perché mentre il gocciolatoio della soglia difende la parete dallo scolo della soglia, il gocciolatoio dell'infisso difende la soglia dal gocciolatore dell'infisso. Un gocciolatoio di questo tipo deve avere sempre una cavanetta di recupero e poi una sezione, un tubicino che ci allontana e l'acqua al di fuori della soglia, anche perché questa acqua che sta nella soglia probabilmente a seconda della pendenza potrebbe tornarci indietro. Le prestazioni degli infissi in legno. Gli infissi in legno hanno una buona resistenza meccanica, evidentemente questa resistenza meccanica dipende dal tipo di legno effettuato, è usato. Un legno in castagno ha prestazione molto ridotta rispetto a un legno in abete, rispetto a un legno in Douglas, rispetto a un infisso in palissandro e così via. Una buona resistenza termica, perché il legno è un buon coibente, e una bassa resistenza agli agenti atmosferici, che viene in parte salvata col trattamento del legno con dei prodotti, con delle vernici impermeabilizzanti, dei siliconi che consentono all'acqua di essere respinta e quindi di non infradicire il legno, che come ricordiamo è un materiale soggetto molto a insetti, a termiti, anche quello degli infissi. Le prestazioni degli infissi in ferro sono invece scarsa resistenza agli agenti atmosferici, proprio dovuto al fatto che il ferro si ossida, quindi un ferro che non è zincato preventivamente, gli infissi in ferro non sono stati zincati, non sono stati pensati per essere zincati, perché sarebbe una procedura abbastanza costosa, si aggira sulle 1.000 lire delle vecchie lire al chilo, e quindi consentirebbe quasi di raddoppiare il costo dell'infisso in ferro, e quindi è soggetto a ruggine, la ruggine deforma, aumenta di volume, si chiudono male, comincia a entrare più acqua, si chiudono sempre peggio. E la scarsa resistenza termica, perché il ferro è poco coibente, senz'altro meno del legno, poi l'aderenza del legno sul legno è certamente migliore di quella su ferro, se non è fatto con apposite guarnizioni che almeno inizialmente negli infissi in ferro finestra non avveniva. Il vetro completa l'infisso e permette l'illuminazione. Il vetro è fondamentale
in ogni infisso e che giustifica quasi la presenza dell'infisso. Un vano chiuso è un vano solo di accesso e che non consente né l'apertura, né l'immissione della luce, né l'immissione di altri fattori atmosferici. La scelta della tipologia da adottare dipende dalla funzione che dovrà svolgere. In rapporto all'azione esercitata sui raggi luminosi abbiamo diversi tipi di vetri. I vetri possono essere trasparenti, sono i vetri comuni usati nella maggior parte degli infissi esterni e che, come vi dicevo, attualmente sono anche dotati, sono realizzati con vetri di sicurezza o con vetri termici. I vetri traslucidi, che sono quelli che vengono usati per illuminare particolari vani, come ad esempio i servizi, per impedire che dall'esterno si faccia introspezione al proprio interno e venga però lo stesso garantita una certa quantità di luce. O i vetri opachi, che sono quelli che opacizzano maggiormente l'ingresso della luce, sono molto utilizzati all'interno quando si tratta di porte interne, di servizi, di zone nelle quali non vogliamo che si veda cosa si svolge all'interno. Gli infissi devono essere schermati per proteggere dalla luce, perché non tanto devono far entrare la luce, ma devono regolare la quantità a secondo delle stagioni, a secondo dell'operazione che si svolgono in quel dato luogo. Pensate agli ospedali, al riposo pomeridiano, dove è indispensabile che vengano oscurate, pensate alle aule universitarie, alle aule dove si fanno lezioni, dove si fanno proiezioni, e quindi c'è questa necessità continua di oscurare. L'oscuramento avviene attraverso scuretti, attraverso frangisole, attraverso persiane o attraverso veneziane. Gli scuretti sono degli sportelli sull'infisso, sono i più antichi metodi di oscuramento, ma consentono un oscuramento totale o difficilmente regolabile. I frangisole invece sono regolabili anche verticalmente per seguire l'andamento del sole. Le persiane sono degli infissi di schermatura dell'edilizia tradizionale, che venivano fatte al di fuori dell'infisso e consentivano la regolazione perfetta della luce e anche dell'aria, consentendo di tenere la persiana chiusa e l'infisso aperto, quindi difendendosi pienamente dall'esterno e consentendo invece la circolazione dell'aria. Molto utilizzate nei paesi mediterranei, negli ambienti meridionali. La veneziana infine è un tipo di oscuramento all'interno molto spesso dell'infisso o all'esterno, che consente un oscuramento flessibile con materiale abbastanza leggero. La tenda infine è un elemento di arredo che è necessario introdurre senz'altro nel momento in cui si è dimenticato di mettere lo schermo o si è sottovalutata l'importanza degli schermi. L'avvolgibile in legno consente sia l'oscuramento che la protezione dagli agenti esterni. Abbiamo visto poco fa una illustrazione di un infisso in cui c'era il vano per l'avvolgibile. In quest'altro vediamo il disegno dell'avvolgibile. L'avvolgibile ha un elemento centrale, di solito in legno, una ruota di maggiore dimensione alla quale si attacca una corda per consentire che con uno sforzo relativamente basso si possa fare degli elementi in rotazione e sollevare questo elemento. Questo è il ritorno della molla della corda. Attualmente esistono dei congegni elettrici per i quali non c'è più bisogno di questo marchingegno, ma premendo il classico pulsante l'avvolgibile si alza o si abbassa. Questo è certamente indispensabile quando noi abbiamo avvolgibili di grandi dimensioni in infissi di grande dimensione, la cui manovra a mano sarebbe oltremodo faticoso, specialmente per persone di una certa età e con qualche handicap. Gli infissi interni, che di solito sono porte, possono essere realizzati in legno e così classificati, tamburati. Abbiamo qui l'esempio di una porta tamburata che consiste in una intelaiatura a legno massiccio.
in un cosiddetto traliccio a nido d'ape, che è praticamente un rivestimento che molto spesso è anche fatto in cartone, e in due parti di compensato attaccate alle due parti della porta. Oppure a specchiatura, questa è una porta a specchiatura, significa che è una porta che ha una parte in legno massiccio e una parte cosiddetta specchiatura che può essere sia anch'essa in legno leggero, in legno compensato, o addirittura in vetro, vetro opaco, vetro smerigliato, vetro di una certa resistenza, perché certamente i vetri negli infissi interni sono molto più pericolosi di quelli degli infissi esterni e quindi dovrebbero cercare di essere pensati come vetri di sicurezza. Gli infissi interni possono essere realizzati in legno e quindi classificati in fodrinati ad intelaiatura o perlinati. In questa pagina del manuale dell'architetto più volte citato abbiamo la riproduzione di alcuni tipi di porte. Vediamo qua lo schema della porta con la sua maniglia e la sua serratura, una sezione verticale e il nodo corrispondente alla maniglia. Vedete la maniglia, la serratura e l'elemento qui. Quali sono le parti di un infisso e come si mette un infisso in legno in opera? Un infisso in legno in opera si mette attraverso un controtelaio che è murato al vano, all'apertura del vano, è un telaio fisso e la parte mobile, quindi praticamente ha tre parti, un controtelaio che qua non si vede perché è attaccato al muro, un telaio e la porta con la sua maniglia e la parte mobile. In questa figura sono elencate alcune tipi di specchiatura, una porta chiusa, una porta con mezza specchiatura, una parte con quattro specchiature. Le parti costituenti e le porte interne. Se noi abbiamo una porta interna, definiamo una luce al giusto e una luce al finito. È abbastanza importante capire la differenza che c'è tra un vano al rustico e un vano al finito, perché il vano al rustico è la misura che dobbiamo dare al muratore, al carpentiere, per lasciarci la luce del vano. Il vano al finito invece è la luce effettiva della porta. Ad esempio è molto importante nelle norme antincendio garantire una certa larghezza di porte per la fuga, ad esempio 1,20 m. Allora se noi dobbiamo garantire 1,20 m abbiamo come vano finito 1,20 m, quindi dobbiamo considerare che tipo di infisso mettiamo, quant'è la differenza tra rustico e finito e quindi dire al muratore di farci la porta. Faccio il vano al rustico di quella portata. Al vano al rustico, come dicevo, si attacca, vedete, questo elemento che è il controtelaio con due zanche che viene murato, poi si mette, questo è il telaio della porta, tra il telaio e il controtelaio si mettono degli elementi di giunzione per mettere a posto e in equilibrio la porta. Una volta che la porta è messa in opera si mette il coprifilo o moschina e l'infisso nel suo complesso. Quali sono le prestazioni degli infissi interni in legno? Possibilità di avere pannelli estesi e sottili, perché la porta in legno consente grandi specchiature, grandi aperture, specialmente quando viene fatto l'infisso a scorrere e non a ribalta, cioè che entra dentro il muro e ritorna. Flessibilità. Resistenza omogenea. Tra gli infissi esterni sono classificabili anche i lucernari. In questa figura notiamo una vista della Galleria di Milano con l'ampia copertura trasparente che la illumina dall'alto. I lucernari sono particolari infissi esterni che hanno lo scopo di illuminare dall'alto gli ambienti. In questa illustrazione vediamo sempre
un interno della Galleria di Milano in un punto diverso, dove la copertura della zona centrale si incontra con quella dei due bracci laterali. L'illuminazione dall'alto, cosiddetta zenitale, ha caratterizzato alcune architetture del passato ancora prima dell'invenzione dell'uso dei lucernari. In questo disegno vediamo una sezione, cioè uno spaccato del Pantheon e la relativa pianta. Il Pantheon è un edificio romano caratterizzato proprio da questa apertura centrale che proietta la luce dentro tutto l'ambiente. Evidentemente per l'epoca di costruzione non è coperto. Con l'avvento dell'architettura industriale e quindi dell'impiego del ferro e del vetro, si ritrovano diversi esempi di coperture trasparenti in grado di illuminare dall'alto grandi ambienti. In questa figura e in quella precedente vediamo delle illustrazioni del famoso Palazzo di Cristallo. Il Palazzo di Cristallo è un edificio costruito nel 1851 in occasione dell'esposizione di Londra da Paxton in ferro e vetro. Paxton, come altri protagonisti, altri pionieri dell'architettura moderna, non è un architetto ma proviene da altri lavori. Infatti era come mestiere giardiniere, la sua architettura nuova, dirompente, si ispira proprio alle serre che in quel periodo si costruivano a Londra. L'edificio, come tutti gli edifici di esposizione, fu smontato, rimontato in un altro posto, poi smontato di nuovo e alcuni pezzi sono ancora superstiti in alcuni edifici, in alcuni ambienti di Londra. Nell'architettura dell'Ottocento i lucernari coprivano e illuminavano vani scala interni e chiostrine. In questa pregevole figura vediamo un lucernario che illumina l'Hotel Innovation di Bruxelles di Victor Horta, costruito nel 1894 e poi demolito. Vedete la ricchezza di elementi che sta ad evidenziare come il nuovo materiale, il ferro assieme al vetro, oltre a una funzione portante, ha una funzione decorativa e quindi si affranca anche di un linguaggio classico tipico dell'architettura precedente, e quindi il materiale innova anche il linguaggio e gli usi che poi si fanno di questo elemento. Un approccio rivoluzionario, un cambiamento fondamentale nella storia delle tecniche costruttive è, come sappiamo, l'avvento del cemento armato di cui vi si parla in altre parti del corso. All'inizio del Novecento l'uso del cemento armato anche oltre che per fatti strutturali con intelaiature, strutture intelaiate, strutture molto più flessibili, prospetti ampiamente vetrati, fu usato per altre utilizzazioni. Uno di questi è l'espandersi sul mercato di un materiale vetrocemento, materiale composito formato da formelle di vetro, quell'industria dell'epoca era particolarmente abile, specialmente nella zona della Toscana, e da una intelaiatura in cemento. Rispetto ai lucernari precedenti, questo materiale ha una, come grande caratteristica, la omogeneità e la resistenza, avendo una resistenza pari a quella di un solaio in cemento armato di spessore analogo. Nelle figure riportate nella slide vediamo un solaio orizzontale in vetrocemento e una copertura ondulata sempre in vetrocemento. Sono strutture molto continue usate sia negli edifici industriali che nell'architettura civile. L'uso del lucernare in vetrocemento, quindi, che costituiscono superfici continue, solide e luminose. Continue perché la superficie superiore è perfettamente orizzontale, solide perché hanno una resistenza dovuta alla struttura portante in cemento armato, luminose perché riescono a illuminare varie superfici dall'alto sempre. In quest'ultima diapositiva abbiamo il particolare esecutivo di vari tipi di lucernari in vetrocemento. Sulla destra vediamo le formelle,
vedete, di forma diversa, più bassa, più alta o a doppio sciato, che quindi consente un notevole isolamento termico, e nelle figure di sinistra le strutture in cemento armato si vedono puntinate da tutto il resto. Vi ringrazio per averci seguito.